Assessore, un convegno per fare il punto sull'arrivo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. Sì, li ho ringraziati questa mattina perché si dibatte molto sul tema dell'intelligenza artificiale, poi bisogna tradurla in concreto perché oggi è ancora un tema molto dibattuto ma che non ha ancora una percezione concreta. E si parla molto rispetto, giustamente, all'ambito privato delle piccole e medie imprese, delle grandi imprese che già stanno sperimentando un pochino l'utilizzo. È rimasto un pochino in ombra il tema della pubblica amministrazione, che secondo me invece ha, come dire, una grandissima attenzione. Per mille ragioni, ma un utilizzo della evoluzione che l'intelligenza artificiale avrà nei prossimi anni, sarà peraltro un'evoluzione molto veloce, potrà essere, come dire, molto utile alla pubblica amministrazione, soprattutto in una realtà come quella lombarda, in cui ci sono tantissimi comuni di medio piccole dimensioni. Più rischi o più opportunità? Secondo me, saranno più opportunità. Nel senso che avremo il dovere di provare un po' a governare questo processo di diffusione dell'intelligenza artificiale. Il fatto di poterlo governare e di dare, come dire, sicurezza rispetto ad un clima di fiducia e di utilizzo intelligente di questa nuova tecnologia, che ovviamente andrà a coinvolgere moltissimi settori, dal mio punto di vista può essere una grande opportunità. La Lombardia sta iniziando a governare questo fenomeno facendo sedere intorno allo stesso tavolo, creando una sorta di board di esperti di intelligenza artificiale. Sì, sul fine dell'anno scorso ci siamo domandati se valesse la pena assistere passivamente a questa evoluzione che ci riguarderà o provare a dare un proprio contributo come Regione Lombardia. Abbiamo deciso di seguire la seconda di queste due strade, abbiamo chiesto ad alcuni esperti di costituire un board, una cabina di regia, con l'ambizione di provare ad aiutare il percorso di diffusione dell'intelligenza artificiale. Il primo aspetto sarà quello di fare una fotografia su quello che c'è, cioè capire oggi dov'è l'intelligenza artificiale, a che punto è. Il secondo sarà quello di capire come e se riusciamo a governarne la diffusione anche all'interno della pubblica amministrazione e qualora ci fossero questi due presupposti e un interesse rispetto a questo progetto, possiamo anche pensare di mettere alcune risorse. Per aiutare rispetto alla sperimentazione da un lato e al secondo aspetto è quello del capitale umano, della formazione anche delle persone rispetto all'intelligenza artificiale, che sarà un tema altrettanto importante.